Così è stata chiamata l'azione prevista per il controllo dei nostri confini durante la sospensione dei trattati di Schengen a partire dal 10 maggio e che avrà la durata di una ventina di giorni. Il sindacato autonomo di polizia aveva chiesto da tempo che venissero predisposti rinforzi alla polizia di frontiera, in termini di uomini e mezzi, con personale qualificato a svolgere questo tipo di mansione, in considerazione del fatto che rispetto al 2007, quando erano ancora attivi i valichi confinari, più di una ventina sul territorio. Giuliano, oggi mancano all'appello più di 150 unità. Richieste le nostre che non hanno trovato alcuna risposta né scritta né ancora peggio nei fatti. Il rinforzo sarà dato alle altre specialità come la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria di commissariati della provincia di Trieste e non da personale attinto da altre province specializzato e preparato sulla materia come quello della Polizia di Frontiera. Il motivo è ampiamente percettibile: non ci sono uomini, il deficit nella Polizia di Stato è tale circa 18.000 unità a livello nazionale, 250 in ambito provinciale, da non poter colmare una necessità come quella che stiamo vivendo. E allora ci si affida a quello che si ha, distogliendo quindi il personale dai propri compiti e dalle proprie professionalità per riempire un buco incolmabile con le forze attualmente a disposizione. In merito il SAP da anni sta lontano affinché si ritorni ad assumere personale in modo importante. Di sicuro non possono bastare le 1.000 unità circa previste dal prossimo concorso e che saranno disponibili appena dopo il 2018. Troppo poco veramente, l'utilizzo delle pattuglie, della stradale, della polvere, dei commissariati inevitabilmente non potrà essere costante ed è facilmente immaginabile, in quanto in caso di necessità dovranno ritornare a svolgere i propri compiti senza tenere conto che essendo impiegati per ausilio nelle operazioni di frontiera non potranno svolgere la prevenzione sulle strade e sulle competenze ferroviarie. È ovvio quando si tira la coperta già corta da una parte, se ne scopre evidentemente un'altra, anche la totale mancanza di idonea logistica per le operazioni di controllo, non può non passare inosservata al SAP. Emblematica la situazione al valico di Rabuiese, gli operatori occupano una carreggiata della sede autostradale, protetti solo da coni plastificati, pressoché nulla illuminazione notturna ed un solo pannello luminoso ad indicare il controllo di polizia in italiano. Mancanze queste che mettono a rischio la sicurezza dell'operatore di polizia e lo espongono oltre a serio pericolo per la propria incolumità, a tutte le climatiche. Questi sono alcuni esempi degli effetti del risparmio e della dieta che ha colpito in questi ultimi anni le forze di polizia e che puntualmente il SAP ha denunciato e che non si stancherà di farlo. Riteniamo però che una sicurezza seria in un confine come il nostro porta ad est ed è in un momento dove l'azione terroristica è stata più volte dichiarata dal governo come possibile, non possa essere tale